Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco Lo Piccolo e oggi vi parlerò di un avvenimento molto importante avvenuto il 28 agosto. Allora, voi mi state chiedendo, e che cosa è avvenuto di importante il 28 agosto? Beh, il 28 agosto è avvenuto un avvenimento molto importante, ossia la conquista ottomana di Belgrado. Nel 28 agosto del 1521, dal sultano turco Solimano il Grande. Allora, dalla conquista di Belgrado partirono dei genocidi in tutta la Serbia e anche nel resto dei Balcani, in Bulgaria, in Grecia e in Serbia soprattutto in Serbia e Grecia. Allora, vi sto chiedendo, e perché sono avvenuti questi genocidi? Beh, questi genocidi sono avvenuti perché quando i turchi conquistavano un territorio, praticamente volevano che quel territorio si convertisse alla loro religione, ossia all'Islam. Però, siccome i greci, i serbi e i bulgari erano cristiani, fecero dei genocidi per fare convertire la gente, perché se non ti convertivi, ti ammazzavano. Dopo c'era pure un'usanza molto strana nell'impero ottomano, ossia quella che ogni anno circa delle persone inviate dal sultano, dal sultano, andavano in giro per i territori dei Balcani, andavano a prendere dei figli di poveri, contadini. Così, e li portavano alla corte del sultano. Questi qui crescevano e creavano il corpo, facevano parte del corpo dei giannizzeri. I giannizzeri era il corpo più importante e più famoso dell'impero ottomano. Però il corpo più famoso corpo militare più famoso dell'impero ottomano non era di turchi islamici, ma era di gente cristiana convertita. Dopo queste persone non entravano soltanto nel corpo dei giannizzeri, ma diventavano pure ammiragli della flotta ottomana e generali. Allora, dopo la gente, i poveri a cui levavano i figli, accettavano perché all'epoca era molto difficile che un contadino diventasse una persona molto importante all'impero ottomano. Quindi loro li lasciavano e anche per dargli più opportunità nel futuro. Allora, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Io vi invito di mettere mi piace al video e di iscrivervi al mio canale YouTube. E mi raccomando, commentate se volete altri video di storia. Detto questo, ciao ciao ragazzi!